Bentornati su www.infocorsi.it. In questo nuovo tutorial vi parlerò di un programma che serve per l'editing dell'audio. Si chiama Audacity, eccolo qua. Vado a cliccare, quindi dopo aver cercato su Google Audacity, mi apparirà il sito da cui sarà possibile scaricarlo. Vi accorgerete subito che si tratta di un software libero, quindi di un software open source. Infatti stiamo per andare a scaricarlo dal famoso sito sourceforge.net, di cui abbiamo parlato spesso anche in tutorial precedenti, parlandone appunto come un punto di riferimento per tutto il mondo dell'open source. Il programma, come vedete, è un editor e registratore audio, quindi un programma che permette di modificare ma anche di registrare file audio. Io vi farò alcuni esempi, soprattutto dell'editing, quindi per esempio con dei file MP3 scaricati da internet proveremo a vedere, che cosa succede se vogliamo prendere soltanto il ritornello di una canzone e magari utilizzarla come suoneria nel nostro telefonino, oppure se vogliamo unire due canzoni tra loro o separare una traccia in cui ci sono più canzoni in un unico file e invece le vogliamo distinguere in tre file distinti. Andiamo a cliccare qui su Audacity Editor. Bene, viene caricata la pagina di SourceForge. Avendo cercato su Google in italiano, poi vengo reindirizzato sulla pagina in italiano perché poi chiaramente ci sono varie traduzioni di questa stessa pagina. E scendendo mi viene spiegato che l'attuale ultima versione di Audacity è una versione beta. Abbiamo già parlato forse anche di questo in altri tutorial. Le versioni beta sono versioni ancora di test. In questo caso, però, probabilmente, anche se si tratta di una versione in fase di evoluzione, come gli stessi autori dicono, è quella che ci conviene maggiormente scaricare, in quanto, almeno in questo tutorial, io sto usando Windows 7, quindi l'ultima versione di Windows, e la vecchia versione di Audacity, la 1.2. 6, che è attualmente quella principale, nel senso che è l'unica completa e stabile, non è compatibile con Windows 7. Quindi, in sostanza, a voi che seguite questo tutorial, consiglio magari la versione 1.2.6 se avete uno di questi sistemi operativi, quindi i vecchi Windows fino a Vista. Se invece avete Windows 7, ecco che sul sito stesso di Audacity vi viene spiegato che è la versione beta 1.3.12 che dovete scaricare in quanto è attualmente l'unica compatibile con Windows 7 stesso. Vado a cliccare. E eccoci sulla pagina del download, ci viene data qualche altra informazione che eventualmente potete leggere con calma. Io invece vado a cliccare download per scaricarmelo. Quindi ecco che vengo riportato sui download raccomandati e devo utilizzare questo file. Non vi preoccupate del fatto che qui non venga nominato Windows 7, che invece viene nominato più sotto. Eventualmente cliccando questa pagina leggereste molte informazioni in più a proposito. Comunque sia, è questo il file che dobbiamo scaricare. Si tratta di un file di 11 mega, che quindi probabilmente, metterà un po' di minuti a scaricare. Vado a cliccare. Ecco che mi appare la finestra di salvataggio dell'Internet Explorer. Sapete, qualche volta capita che Internet Explorer blocchi gli scaricamenti dei file, appare di solito una fascia gialla qui sopra che dice che l'ha bloccato. In altri tutorial abbiamo visto come fosse poi possibile forzare il download cliccando questa fascia gialla d'avviso e cliccando scarica file. Ora vado a scegliere salva, sempre preferibile evitare di scegliere esegui, tranne in qualche raro caso. Clicco su salva. Mi viene chiesto dove desidero salvare e, come abitualmente faccio quando si tratta di file che scarico solo temporaneamente per poi cancellarli, lo scarico sul desktop e quindi vado a salva. Parte il download che, ecco, durerà qualche secondo. Qui stiamo usando una DSL a 20 megabit, quindi è piuttosto veloce. In altri casi potrebbe metterci molto più tempo. Dovete avere la pazienza di attendere. Ecco che ha quasi terminato. Dobbiamo attendere che appaia la scritta download completato ed eccola apparsa. A questo punto, posso andare ad installare il programma, però prima scaricherò anche un piccolo plugin che è necessario installare se poi voglio salvare in formato MP3 i lavori che farò con questo programmino. Quindi qui chiudo e in realtà, ecco, scendendo più sotto ci viene spiegato che ci sono dei download opzionali, tutti molto utili in realtà. Secondo me però quello proprio indispensabile è questo, il LAME MP3 Encoder, cioè in pratica è un software che
aggiunge ad Audacity, come qui dice questa frase, la capacità, la funzionalità di esportare i file, cioè di salvare i file in formato MP3, perché poi spesso utilizziamo questo formato per l'audio. Io clicco qui, dunque, mi si apre quest'altra pagina dove ci sono alcune istruzioni su come poi questo file andrà installato. Dopo vi darò io delle indicazioni su come farlo. Comunque voi, quando lo rifate a casa con calma, leggete bene questa parte. Ora io vado alla pagina di download, clicco in maniera tale appunto che io possa scaricare questo file MP3. Questa pagina quindi non è più del sito di Audacity, siamo su un altro sito, potete leggerlo anche qui sopra, perché si tratta di un altro gruppo di programmatori. Vado a cliccare, sempre un software gratuito, quindi non ci sono problemi. Vado a cliccare qui, attendo che parta lo scaricamento. Mi raccomando, se dovesse Internet Explorer bloccare lo scaricamento del file, sbloccatelo come vi ho spiegato prima. Clicco salva e vado a scegliere sempre il desktop come salvataggio. Questo file è molto più piccolo, si scarica quindi molto più rapidamente. Ecco finito, quindi chiudo e chiudo anche l'Internet Explorer. I file che ho scaricato sono questo, il file di installazione di Audacity, e questo, il file di installazione del plugin per le esportazioni in MP3. Partiamo con l'installazione del programma, quindi faccio doppio clic su questo file, mi viene il solito messaggio di Windows che chiede se confermo l'esecuzione del file, che potrebbe essere potenzialmente dannoso. Sapete in realtà che ciò che scaricate da SourceForge non è mai pericoloso. Clicco su esegui. Ulteriore conferma, rispondere sì. Ecco che parte l'installazione. Quindi a questo punto clicco su OK per la lingua italiana, scelgo avanti, avanti ancora per la licenza. Non modifico, lascio tranquillamente questa cartella come cartella di installazione di Audacity. Cercherò di ricordarmi questo percorso perché poi potrebbe essermi chiesto nuovamente anche dall'altro programmino che dobbiamo installare, magari quindi scrivetevelo su un foglietto di carta. Vado su avanti, scelgo di creare una desktop icon, quindi un'icona sul desktop per il programma, vado ancora su avanti ed installo. Parte l'installazione e attendo. C'è ancora da cliccare avanti su questa finestra e infine si clicca fine, si lancerà automaticamente il programma, si avvierà automaticamente il programma perché c'è questa spunta. Clicco su fine e attendo un attimo. Alla prima apertura il programma mostra la sua guida, io la chiudo, ma poi eventualmente voi potete andare a guardarla. Ed ecco il programmino già pronto per funzionare, io però voglio prima andare ad installare al suo interno il software che mi consentirà di salvare in MP3 e quindi qui momentaneamente vado a chiudere. Quindi vado ad installare quest'altro file, doppio clic, l'altro file che avevamo scaricato da internet, lo eseguo. Risponderò di sì a tutte le eventuali altre conferme che mi vengono chieste da Windows. Vado su Next, accetto la licenza, quindi metto questo pallino, Next ancora, ed ecco che ci viene indicata una cartella che è, come vedete, la stessa di prima, quindi in questo caso non sono costretto a fare correzioni, ma mi sta bene questa. Altrimenti avrei dovuto correggere. Clicco su Next. Anche qui è meglio appuntarvi questo percorso perché poi servirà dopo. E clicco su Next. Vado su Install, parte l'installazione che è velocissima. Clicco Finish. A questo punto Audacity è pronto per funzionare. Per adesso fermo la registrazione. Nel filmato successivo vi farò vedere alcuni esempi di funzionamento.